Per rendermi un'idea delle case bellissime che dobbiamo valutare quest'oggi, guarda, non ho mai visto delle case così belle in questo gioco. Come questa qui di fronte, Steph. Esattamente. Ha la pubblicità sopra, cioè tu nel soffitto hai un cartellone pubblicitario grande quanto metà città. Quindi non sono proprio belle, Steph. Almeno no, non no, ce le hai no. nelle finestre. Vedi il lato positivo. E sono Stef e oggi chiama GTA 5. E torniamo qui con un nuovissimo episodio di GTA. Quest'oggi andremo a valutare, ovviamente, sempre secondo i nostri gusti, le case meno costose di GTA. Non volevo dire più brutte, perché vorrei essere gentile, Steph. Quindi ho detto le meno costose. Le due che costano meno, 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 meno in assoluto. Le più brutte. Eh, le più brutte. Eh, Ciao. Togliamocelo subito, non credo che andremo a vedere qualcosa di molto bello. Io, Steph, sono però... anche ben mm -hmm. equipaggiata per stare in questo quartiere. <ride> Perché non si sta mai No, no, fai bene, perché guarda Che Sinceramente... poi non l'ho neanche fatto apposta Mi sono guardata le mani e avevo una pistola Deve essere ah, che così. il mio subconscio ha eh, certo, certo, ah, sì, agito sì, prima sì. di me, capito? Mi, mi sembra normale E sì, sì. ah, sì. funziona per tutti così, fare non sei tu strana te lo posso lo garantire Lo so, lo so, grazie mm, Sì, sì In ogni caso, allora, abbiamo cambiato un pochettino la valutazione Perché sapete com'è? Piscina? Giardino? No, no, Vabbè, no okay, grazie Vabbè, aspetta, mm -hmm. questo è un giardino, guarda si è un albero di strada Ok dove metti i piedi Fede Ti sì. do questo consiglio Non fanno la pipì cani Ma in giardino In ogni caso I criteri oggi saranno Grandezza a casa e credo che sarà tosta Garage Perché nello scorso episodio Ci avete consigliato Di valutare davvero, anche i garage Non avevamo pensato Ai esatto. garage Perché in effetti a me Risultano un po' simili Quindi non ci ho proprio pensato Quindi questo oggi Li valutiamo Comunque saranno entrambi Da due posti auto Per esteticamente Potenzialmente sono diversi Gli esterni Che promettono davvero Benissimo Gli interni Il panorama Che immagino Quanto sarà bello E ovviamente Il prezzo Quindi abbiamo sei criteri Partiamo da questa casa E dopodiché Andiamo all'altra Questa fede È la casa Che in assoluto Costa di meno del gioco. Okay. Mi pare circa 80.000 dollari. Quindi, quindi davvero pochissimo. Quindi andiamo a vedere se è almeno passabile. Allora l'entrata io ti dico: non è neanche così brutta. Non cioè, è brutta, perché comunque c'è il muro in piedi, Esatto, eh? se non ti giri eh? troppo. C'è esatto. il muro in pietra. Il portone mi sembra anche bello, di qualità. Quindi. Anche stare, secondo no, me è brutto, Per ora è entriamo e vediamo Sono un po' preoccupato però okay, io. Vediamo io un pochettino Entra con case, gli amici Dai non... fare su su che adesso non idea di Vedrai che, che sarà dentro. bellissima oh, okay, <ride> ok vediamo È il momento eh. Mm. Eh. Ok Ok Okay okay. ok ok Allora valutiamo una cosa alla volta Qua abbiamo delle bellissime foto con un mobiletto Fanno paura Steph Chi è che ti vende una casa con delle foto così? Fanno un po' paura In effetti le foto di chi? Che, che di chi? È da dire che un po' inquieta di chi sono le foto? Non, di, di certo non tue Steph Di eh, certo appunto, Vabbè Vabbè I vecchi proprietari Pur di arredare mio. qualcosa ne va messa Steph non abbiamo Non eh, abbiamo la corrente non Abbiamo la corrente in questa casa Però aspetta mi dice È per usare la radio Se abbiamo le candele ci sarà un motivo eh. Per fare atmosfera, Steph. Per fare atmosfera. Sì. Vediamo il lato positivo. Va bene. <ride> okay. Allora, la cucina è davvero terribile. Anche perché è brutto il pavimento, è brutta come i mobili della cucina. È che è proprio macchiata, cioè molto utilizzata. Cioè, Ma poi davvero... Allora, anche su Gitiano mi fiderei a cucinare qualcosa qui ah, sopra. Ho capito. Cioè. Non è che non abbiamo la corrente, ma direttamente le lampadine sono esplose. Perché ah, se okay, tu guardi okay. qua abbiamo una basura accesa. Però appunto la luce che sta nel Vabbè, soffitto oh, non si funziona. si risparmia anche sulla corrente, Steph. Quando ci sono pochi soldi e così che certo. si deve fare. Certo, moquette tutta distrutta e rotta. Con macchie strane. e strane. Divani, dai, ah, almeno accettabili. Secondo me questi vanno comunque Sembrano abbastanza bene. E li trovi, capito, nei cassonetti buttati a fianco, pronti a essere portati via dal Beh. comune. C'è il videoregistratore Non ne vedevo uno Da dieci anni Oh, beh, Guarda beh, 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 Magari è nell'ottica vintage <ride> Non so che dire Altre foto di gente a caso Che continuano a esserci Ma poi con delle everywhere. candele Quindi un po' macabro Ascolta Lo stanno pensando tutti Quindi diciamo Gli, inter gli interni fanno davvero schifo Sì Cioè non c'è niente di bello I divani sono rotti La mochetta è spaccata La cucina è sporca Forse il bagno si salva, non lo so. Guarda, la camera da letto non è male. L'unica cosa pulita di questa casa. Sì, dai. Sì, secondo sì. me questa è ok. È disordinata. Però comunque non è male. C'è lo spazio per tutto. Addirittura l'aria condizionata. Quindi. Eh, Ma qui ci trattiamo pure bene. Eh, eh scusa. Vabbè, no, eh. sì, diciamo non che non è male. Non ho visto il bagno, ma tra tutte le stanze quella messa meglio per ora. Eh. Allora, Anche il bagno. mi sembra. Una tomba è più grande, Ferre. Eh vabbè, dai, però ci sta il bagno piccolo in una casa piccola. Sì, serve. sì, certo, però cioè, è. comunque nella doccia ci stai, dai, non ti lamentare troppo. Nella doccia ci stai, grazie al cavolo, altrimenti come eh dai, ti lavi? Sì, alla fine è un bagno molto minimale. E ringrazia che anche questo è pulito, a differenza di quello. Quello, senza dubbio. Allora, valutiamo la grandezza della casa. Ok. È piccola, è piccola. Quanti metri quadri saranno questi? Circa 50? Eh, Poco ti stavo più. per dire. Cioè, non, non so ora adesso. Eh, vabbè, <ride> certo, col 50. gioco è anche difficile, vabbè, però. Ma Cucina, piccola, soggiorno, bagnetto minuscola, camera da letto abbastanza piccola, quindi una singola camera. Io direi un uh, 5. Perché comunque mm. non è minuscola, tipo da un 2-3. Ma io, guarda, ti dirò. Se mm -hmm. fosse messa meglio, comunque una persona qui ci vive tranquillamente, proprio alla grande. Perché non è che bisogna. Quindi l'unico voto negativo, se viviamo da soli, lo dobbiamo dare al bagno. Perché il bagno è davvero piccolo. Siamo d'accordo? Anche più di tanto. Vabbè, diamo un 6. Un 6. Ci, okay. ci sta Ok, ci siamo capiti. Non perfetto. saliamo perché è tutto distrutto. Quindi. allora, interni. In generale? Mm. Eh sì. Allora, sì, il, io ti stavo per dire tre. Ok. Eh, di cattiveria? Però contando che la camera del letto è carina, il bagno non è così brutto. Saliamo a cinque? Eh, quattro? Dai, stiamo sul quattro. Mi sembra 4, gentile sì. il eh, cinque perché... perché è tutto bucato. Sì, cioè, sì, 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 dai, sì, non sì. è perdonabile. e Anche la cucina comunque è proprio brutta. Quindi, Vabbè, non è perdonabile. Interni, quattro. Allora, adesso tu dirai... Dai, il voto peggiore che si poteva beccare sono gli interni, giusto? Sì. Perché tu ti stai dimenticando una cosa che noi dobbiamo valutare. Cosa? Vediamo se ci arrivi, dai. Non lo so, l'esterno? No, l'esterno no, lo vediamo no. dopo, il garage no. E eh, non lo so, che cosa? Il panorama. Ah, cioè, ma c'è... Non c'è una singola serranda alzata, non, non, no, non allora, si vede nulla. Casa, tu non puoi vedere fuori dalle finestre, devi stare chiuso. silenzio. Cioè, che, che, che voto abbiamo? Uno. No? Facciamo uno perché le tende sono carine Ok più E meno. non ci sono ovunque Quindi uno, dai Ma povera questa casa Questa qua eh, era davvero sì, la ripeto, cosa peggiore non, non lo puoi valutare Non, non c'è E, e suppongo poi... che non ci sarà neanche nell'altra Quindi s, questo è un pareggio eh? è un Non pareggio. so perché non c'è Non ho capito cosa hanno pensato Però vabbè Non abbiamo il panorama Allora ci manca il prezzo Che vince quindi È un sì perché l'altra costa leggermente di più Tipo 5.000 di differenza Ma più o meno siamo lì Esatto E ci mancano esterni garage, allora io sono davvero molto curioso di andare nel garage Quindi okay, adesso ti andiamo. ho portato nel garage Allora io ti dico, sinceramente, la cosa divertente è che il computer non ce l'abbiamo in casa ma ce l'abbiamo nel garage eh, vabbè, Se tu sì. ci fai caso in casa avevamo una tv Polo, vecchia di 30 usare. anni e il videoregistratore Nel garage c'hai il portatile nuovo di zecca bellino <ride> Mi sembra normalissimo Comunque ti dico, un po' sporco, un po' buio ma ci stanno due auto. Non ha nessun buco nel soffitto. E secondo me se ne va a casa abbastanza bene. Perché vedo che abbiamo anche tanti attrezzi. Quindi, comunque, se hai bisogno di riparare qualcosa, lo puoi fare. E non è male. Sì, ci puoi mettere anche un ospite. Cioè, nel caso in cui. Mi aiuto qua, guarda questo. <ride> Nelle sedile, che ti controlla le auto, <ride> vedi? Puoi avere il guardiano, eventualmente. Beh, in questa zona oh, del, sta, della dai, città c'è bisogno. È proprio brutto A me non dispiace. Tu che vuoi, cioè, fammi capire no, allora, che voto gli vuoi voto dare. Dimmi tu, vai. Allora, no, 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 dimmelo tu. Dimmi oh, tu il tuo 5, voto. Cioè. Secondo me è un 6. Okay, Perché comunque vai. due case, se le porta a casa due non macchine. è bucato, quindi se piove comunque non si bagnano. Ci sono cose per riparare, quindi secondo me il garage se lo <ride> prende. Guarda, ti dirò, pensavo molto peggio. No, qui non è neanche male. Allora, ti devo dire una cosa però. Mm -hmm. Vedi quanto sono alto? Vuol dire, e sono rientrato per sbaglio, che tu praticamente. Se vuoi vivere in questa casa e vuoi una macchina devi per forza comprarti una smart perché le vabbè, altre però, macchine no, sono troppo alte. Eh, dai, tanto si presuppone che se ti compri una casa così non hai molti soldi quindi avrai delle macchine semplici e ci entrano tranquillamente. Eh, Su. ma se vuoi un camioncino... Sì, ma non stare a vedere, capito, tutte le minime cose. Eh, vabbè, ma quando me guarda, se valutiamo l'ingresso del garage e l'ingresso dell'appartamento a me non dispiace. Allora, io ti dico: cioè, ricordiamoci che costa pur sempre quanto 80.000 più o meno siamo. da lì. fuori, da quel a lato destro dispiace. piace quasi più della villetta, <ride> da quanto la villetta non mi piaceva. Però, ovviamente, questo è esagerato. No, il lato sinistro è abbastanza brutto. Questo lato destro è molto carino. Sì, sì, la sì, pubblicità sì, sopra certo è fastidiosa, eh, ma vabbè, comunque è accettabile. Eh. Però abbiamo anche un po' di verde intorno, quindi il mio voto qua non è male. Lo lo basiamo non a confronto delle case di lusso che abbiamo valutato, ma lo basiamo in base al prezzo che abbiamo no, pagato. Certo, certo, Quindi secondo me un 7 se lo piglia. Sì, Perché sì, ha sì, tanti sì. difetti tra pubblicità e lato sinistro che è più brutto, però ha anche delle parti positive. L'entrata comunque era carina, quindi il voto più alto che questa casa si prende sta sugli esterni con un bel 7. Allora, visto da lontano, questo grigio certo non è il miglior colore no, del il mondo. È bruttissimo. È abbastanza brutto. No, brutto. E ti vorrei far notare anche una cosa. Perché c'è un bancomat totalmente a fianco al portone, da cui devi entrare in casa? Non lo so. Esci fuori e c'è uno che sta prelevando i soldi. Eh. Vabbè, è un po' strano. Allora... No, contando che costa eh, un pochettino più dell'altra, sinceramente l'esterno non mi piace proprio. Cioè, l'entrata del garage okay. è attaccatissima al portone, mm -hmm. è piena di E Qui sopra è anche tutto rotto. Anche tutto la porta del, della casa mi piace meno. Sì, comunque, sì, sì, anche a me l'ingresso piace Allora, più di meno. quindi sugli esterni sono d'accordo, diamo un voto peggiore. Quanto gli diamo? Mmm. -hmm. Io gli darei proprio un 5, cioè okay. per me è proprio brutto Beh, l'altro era 7, quindi secondo me, me ci sta C'è un brutto, po' di brutto. differenza, quindi 7 a 5 mi sembra giusto Qua però non abbiamo la pubblicità, sopra perché, solo perché è troppo nealto No, però Anzi, aspetta, guarda In realtà, guarda, roba, in sì, realtà sì, sì. queste cose sono pubblicità, più okay. o meno Allora, facciamo li... tutto al contrario, andiamo nel garage Ok, okay. okay. Vediamo un pochettino, mi sembra totalmente uguale identico, vero? Ma eh, aspetta, sto citofonando, Steph, eh, sì, Sto un po' sì, sì, non è, eh, non è nulla da vedere, quindi non ti apro. Ma come? È, è totalmente la copia in quella dell'altro. Eh, Guarda, c'è pure lo stesso sedile qua. Vedi, e infatti anche io l'altra volta per quello ho lasciato poco in considerazione i garage perché mi pare che anche in quelle di lusso siano... Uguali o comunque okay. similissimi Vabbè, quindi si prende un 6 no perché è il voto che abbiamo dato all'altro Adesso andiamo invece a vedere un pochettino come la casa, anche se temo che sarà molto 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 simile. Però vedremo ad esempio se c'è almeno un panorama. Eh sì, ok, per ora sembra di no. no. Ehm, allora, apri le amici. E mi... Ti ho aperto. <ride> ok, grazie. Credo. Ti ho aperto? Spero di sì. Sì. Allora, oh, io inizio a valutare. perché no, ci sono verifica. le due stesse foto. La cucina è uguale identica. Ok. La mocchetta è la stessa. La TV è la stessa. E tu... Ma dai, cioè, non ha senso. Vince solo per l'esterno. Perché tutto Fere. È Tutto uguale, questa casa costa circa 30.000 in più. Quindi, comunque, la differenza è pesante. Esatto. E nella nostra valutazione andrà a contatto perché altrimenti probabilmente sarà meglio in tutto. Da fuori, ad esempio, è molto carina. Sei d'accordo? Eh sì, eh sì. Eh sì cioè, eh è proprio sì. bellino questo palazzo. Non che è non è curato al meglio, però è bella la forma. Mi piace ed è carino. Che voto diamo agli esterni? Considerando che l'altra si era presa un 7, questo è un 8. 8 e mezzo, no, 8 ci sta, dai, 8. L'altra mi piaceva, a me non è che ha fatto così schifo. eh. Però secondo me. Okay. Un 8, scusa. 8, 8. Allora, questa qua è l'entrata nel garage ed è bella piuttosto. Quindi, credo che abbiamo un garage diverso, no? Lo spero. È invece uguale. Ok, ok. <ride> okay. Quindi, esci fuori Però e andiamo direttamente vi in giro. Ti prego, fatemi la casa diversa. Fatemi almeno l'interno. Se per 30.000 l'unica cosa che cambia è il palazzo. È un po' una vergogna. È un po' una vergogna. Bene. È uguale, vero? Mm -hmm. Allora, quindi a questo punto mm -hmm. Fammi entrare prima di tutto eh beh, come... Voglio parlare mentre sono dentro, ok? Oh, va okay? bene, okay. va bene Apre amici, vai Visto che tutte le valutazioni non hanno molto senso Visto che prenderebbero lo stesso voto A questo punto se vi volete comprare una casa con un budget molto molto ridotto Compratela prima No, cioè per dire, comprate, comprate quella che vi piace prima. di più all'esterno. No, perché per una differenza di 30.000 che c'è... Tra la prima e questa, perché Dici? praticamente la differenza è di 30.000 dollari, però ti prendi quella è perché fuori. tanto all'interno sei sempre uguale. Che te frega, Beh, hai lo hai stesso ragione. garage, hai la stessa identica casa, che ti prendi la prima, almeno ti risparmi un po' però, di dollari. Cavolo, io pensando che comunque passando, no, da, da guarda, un bel po' di differenza. Questa cosa tagliate. io non la sapevo ed è un po' una schifezza. Sinceramente, si potevano sprecare un pochettino anche perché di cose perché diverse. La cosa è molto bella fuori, poi entri, ma la fai così, eh, capito? Cioè, un arredamento giuro, un po' più bello. Pensate nella vita reale, vedi il palazzino, ah, bella, entri dentro, dai, un il pugno che, al tipo che, che ti fa vedere la casa A me non succede anche sì. nella realtà, però vabbè, vabbè Scusate, voi, voi, mi sembrate due persone che cercano una bella casa, vero? Eh, sì, 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 la state cercando da un sacco di tempo Ma non ne avete mai visto una così bella Ok, allora, sono la persona che fa per voi Guardate, eh, lì, vedete quel palazzo? È una casa molto di lui Aveva una faccia brutta, Steph, mi stavano disturbando eh, mi stavano Ma dovevo vendere casa e eh, vabbè, tanto ce li aveva i soldi, Steven, no, 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 ce li aveva per. Questi vivono, guarda qui sotto, qui sotto Ma stai zitta, non è vero! Aveva i soldi e me li avrebbe comprata e tu hai rovinato tutto. Adesso Credo, mi tocca tenermela. Day... Like per che siete scesi tutto? Sentite un like. che nostro video potete considerarvi, dedicatevi iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao!